nell'ultima gara prima della tanto citata riapertura del mercato, il Montevarchi rimedia la prima sconfitta interna stagionale contro il Castelrigone, al termine di una partita ben giocata da entrambe le formazioni, nonostante un terreno ai limiti della praticabilità, in cui gli uomini di Nofri hanno avuto il merito di sfruttare con cinismo quanto creato negli ultimi 16 metri. L'Aquila comunque non ha demeritato e, a differenza delle ultime due uscite, è sembrata per niente distratta da quello che potrebbe succedere a partire da domani. Nelle fila rossoblù assenti per infortunio Frio e soprattutto Mario Raso, alle prese con un fastidio al ginocchio, mentre sul suo conto si fanno sempre più insistenti le voci di interessamenti da parte anche di squadre professionistiche. Per il resto torna tra i pali Marinelli e esordisce dal primo minuto Fontanelli. In avvio la partita è condizionata dal terreno, così passiamo subito al quindicesimo, quando il Castelrigone passa in vantaggio sugli sviluppi di un velenoso traversone di De Luca, che inganna sia Di Gioacchino che Marinelli e si infila in fondo al sacco. Il vantaggio umbro però dura soltanto 6 minuti. Fontanelli sfrutta un errato disimpegno per portarsi sul fondo e servire la palla del pareggio a Meacci, che da pochi passi non sbaglia e mette a segno la sua prima rete stagionale. Il Castelrigone di Nofri e Sala gioca e lascia giocare, e al 31esimo, a seguito di una bella azione sviluppata sull'asse Fontanelli-Mannucci, Meacci prova la doppietta personale, ma questa volta la sua conclusione viene deviata in angolo. Prima del riposo ci prova di nuovo De Luca, con Marinelli che respinge prima di subire fallo. Nel secondo tempo l'Aquila continua a fare la partita e al 48esimo la conclusione sotto misura di un ottimo Fontanelli viene respinta in extremis da Pobega. Dall'altra parte il Castelrigone non si lascia intimorire, al 54esimo bomber Tranchitella ha due volte la palla del vantaggio, ma prima Marinelli e poi Mannucci respingono le conclusioni del numero 9 umbro. Le due squadre si allungano e 4 minuti dopo Caligiuri fallisce una comoda occasione su assist di De Rosa. A metà frazione ancora il fantasista Aquilotto strappa applausi con un controllo e tiro al volo su imbeccata di Foglia. La palla però si infrange sul sostegno della porta. Al 69esimo arriva la doccia fredda per il Montevarchi. Cross dalla sinistra di De Luca, sul quale Zuppardo, ben appostato sul secondo palo, batte Marinelli e riporta in vantaggio il Castelrigone. Il Montevarchi si getta in avanti alla disperata ricerca del pareggio e, come spesso succede, in contropiede gli umbri chiudono il conto. Ennesima fuga sulla sinistra dello scatenato De Luca e Tranchitella con freddezza non sbaglia. Incassato il terzo gol, il Montevarchi ha il merito di non arrendersi dopo la traversa di Caligiuri. A 3 minuti dal termine, Santu dalla media distanza accorcia di nuovo le distanze. Non è finita. Sempre prima del 90esimo Gai si vede annullare la rete del pareggio per una precedente posizione di fuorigioco di Fontanelli. Nei 4 minuti di recupero il risultato non cambia. Applausi per entrambe le squadre che hanno dimostrato di meritare la loro classifica. Ma i punti li ha presi tutti il Castelrigone.